piacere con Paolo Simoni. Venerdì uscirà, 5 febbraio, uscirà il tuo album Anima. Sì. E a proposito di questo, volevo chiederti come mai questo titolo, e so anche che all'interno c'è un brano che si intitola L'anima vuole, con Roberto Vecchioni. Come mai questo fil rouge dell'anima? Allora, Anima è un disco molto particolare perché si distanzia dai miei lavori precedenti, ma anche forse da quello che è il gusto attuale del mainstream, perché è un disco pianoforte voce. Volutamente pianoforte voce, cioè proprio è stata una scelta ponderata e assolutamente nata da dentro, da un desiderio. E volevo da tempo fare un disco dove la musica fosse protagonista, dove fosse protagonista il pianoforte, dove le canzoni fossero messe sotto il riflettore senza condizionamenti ulteriori ed esterni. Volevo fare un disco da musicista, da cantautore. Il pianoforte, che è il mio strumento, il mio amico, io lo chiamo il re. Quando entro la mattina in studio dico buongiorno re, da sempre mi accompagna. Ho passato anni, anni, ore e ore con lui, e quindi per ringraziarlo di tutto quello che mi ha regalato ho voluto dedicargli proprio un disco. È un disco che vuole dedicare qualcosa anche al pianoforte, oltre che alla canzone. Anima perché per suo aspetto, cioè per come si sente, se uno chiude gli occhi e ascolta il disco, dovrebbe apparire una donna poco vestita, un po' spettinata, per niente truccata, prima di andare a letto alla sera. Quindi una signora, una signorina, come dire, nella sua forma, secondo me, più bella, più autentica e più genuina. Un disco che non vuole avere assolutamente sovrastrutture di nessun genere, e poi un disco suonato, non è un disco fatto dal computer. Oggi i dischi vengono fatti dal computer, la macchina è lì che lavora, che ti fa tutto quello che vuoi, e l'artista, l'uomo, rimane un po' succube lì, quindi si taglia, si cuce, si mette la batteria. Potevo anch'io fare un ennesimo disco con il computer, lo studio che ho, mettere tutta la produzione possibile con i plugin senza neanche far entrare un musicista nel mio studio. Quindi proprio è stata una scelta ponderata questa. Quindi un ritorno alla semplicità. Certo, io questo giro il computer l'ho messo all'angolo, io dico adesso ti sta bene, stai lì. L'ho usato come registratore, perché tutto il disco è stato lavorato con uno stile anni 70, registrato su un bancone Niva anni 70, con dei microfoni valvolari, dentro un grande teatro per un mese a fila, dove andavo tutti i giorni a registrare anche la stessa canzone per una settimana, lasciando sbalorditi e increduli i fonici e i tecnici, ma come, era già buona, e le facevo buttare via, fino a quando non arrivavo all'essenza che volevo io, fino a quando non avevo una predisposizione d'animo giusta. Quindi a volte suonavo anche tutto il pomeriggio e buttavo, andavo a cena e la sera riprendevo, alle 2-3 di mattina usciva. E ho fatto diventare un po' matti i tecnici, però li ho tutti pagati, quindi ecco perché Anima. Il fil rouge Anima, l'anima vuole, erano i due titoli che volevo così utilizzare per questo album qui. Anima perché in ogni canzone sono andato a cercare a livello di testo l'anima di quel concetto che ho toccato, quindi la sua essenza primordiale. L'anima vuole perché è un brano che si distanzia, ma fa anche da denominatore comune al disco, perché è un disco che parla sia a tratti in qualche canzone di me, poco di me, ma parla molto più degli altri, parla della società, parla di quello che siamo diventati, parla di questo poco rapporto che c'è tra le anime, perché è appunto compromesso da questa tecnologia che ci divide e non ci fa veramente comunicare. E invece l'anima vuole è esattamente il grido che parte da noi stessi, da noi altri, cioè l'umanità ha bisogno, sente la necessità di dover a che fare con gli altri, di potersi esprimere, di condividere. E questo mondo va invece verso un'altra direzione. Un'anima, l'anima che vuole parlare alle altre anime, vuole anche parlare e confrontarsi con l'anima del mondo. Quindi non solo un titolo estetico, perché il disco si presenta nudo, si presenta spoglio, ma anche proprio come concetto, cioè la voglia di dire anima o anima, come aquila vola libera, cioè
esprimiti, cerca di essere libera, prova a raccontarti, a mostrare la tua essenza senza aver paura di quello che ti dice il mondo e quello che dice gli altri, che è un po' il sentimento che mi alberga. Devo dirti, sono riuscito, dopo anni di insicurezze mie, di lavoro, perché sono stato un ragazzo di 120 kg, perché avevo paura a cantare in pubblico, posso dire oggi a 36 anni di avere una piccola soddisfazione, di fregarmene proprio totalmente dei commenti. E guarda che è difficile, è molto difficile, me ne può fregare di meno. E sai perché? Perché dopo tanti anni di musica e di scrittura mi sono reso conto che, e di dolore anche, di cose che ho dovuto passare, mi sono reso conto che sono diventato un po' più forte e che il riparo nell'arte, nella bellezza, è tutto quello che mi serve per essere felice oggi. Quindi adesso farai un grosso regalo ai nostri lettori e ascoltatori. Giusto? Volentieri. Cosa vuoi che ti canti per prima? Visto che abbiamo parlato un po' di vita e del tuo trascorso, direi che imparare a vivere è la okay. più azzeccata. La facciamo subito. Subito. Rubare mai l'infanzia ad un bambino, ma interrompere un vecchio che ti parla di destino. Ama una donna, falla sentire importante, e se il tempo le sfuma la bellezza, tu dille che non è vero. Se sei triste, canta una canzone. Se decidi di partire, portati dietro la voglia di imparare. Prova ad essere meglio di quello che sei sempre stato. E ogni volta che ami, ricomincia sempre da capo. Imparare a vivere un giorno per volta. Provare a sorridere anche se ti va storta. Imparare a vivere un passo alla volta. Nessuno ha detto che è semplice, nessuno ha detto che è impossibile, ma cambierà. Intorno a te qualcosa cambierà. Dai tuoi fallimenti impara a riprovare. Riprova e ricorda la polvere che hai dovuto mangiare. Metti scarpe di coraggio, si è deciso di camminare, e porta sempre con te un cuore che sappia ascoltare. Prova a dimenticare tutto quello che hai imparato. Ora lascia andare gli errori che non ti sei mai perdonato. Prova a dire io sarò invece che io ero. E ogni volta che amerai, ricomincia sempre da zero. Imparare a vivere un giorno per volta. Provare a sorridere anche se ti va storta. Imparare a vivere un passo alla volta. Nessuno ha detto che è semplice, nessuno ha detto che è impossibile, ma cambierà. Intorno a te qualcosa cambierà. Imparare a vivere, a vivere. Imparare a vivere un passo alla volta. Nessuno ha detto che è semplice, nessuno ha detto che è impossibile, ma cambierà. Intorno a te qualcosa cambierà. Se sei triste, canta una canzone. Metti scarpe di coraggio, se hai deciso
di andare. Bellissimo, no, tanti complimenti, ecco. Veramente mi sono pure emozionata un po'. Grazie. La voce mattutina speriamo sia, però insomma, noi siamo cantautori, va bene lo stesso anche con, esatto. con qualche sporcatura. E niente, io l'ultima domanda che ti farei è relativa ai tuoi progetti futuri, insomma, che cosa ti aspetti sia in grande che nel piccolo, nel tuo percorso di artista? Beh, adesso fare progetti con questa pandemia qui, anche perché questo disco era proprio anche nato, no? Come idea di portarlo nei club, nei piccoli posti con un pianoforte, quindi un progetto live. Per il momento non mi è possibile, quindi mi sono organizzato così, in questa maniera, per ottemperare comunque i miei doveri, anche perché ho voglia di suonare, mi piace. Non è che mi disturbi o mi annoi farlo quando mi viene chiesto. Quindi, nel frattempo, continuerò così la promozione da qui, da questa postazione. E poi sto guardando un po' anch'io il mondo, nel senso che il mondo della musica lo vediamo tutti è fermo, come del resto anche tanti altri settori. Se riapriranno, sicuramente lavorerò finché possa portare questo disco dal vivo. E poi continuo sempre con la scrittura di brani, sia per me, anche per altri cantanti, perché sono anche autore. E poi altri progetti qua e là, insomma, studi di registrazione. Sono immerso totalmente in questa vita da Ah, un sempre. sogno grande invece che vorresti realizzare e che non hai ancora realizzato. Ma il sogno grande credo che sia quello di realizzare un tour lunghissimo tutto mio nei teatri con le persone che vengono a ascoltare un certo tipo di musica. Questo forse è uno dei più grandi. E l'altro, un giorno, di realizzare un concerto con pianoforte e orchestra. Questo sarebbe. Io te lo auguro con tutto il cuore, perché insomma, se fai un grande effetto così immediato, non immagino dal vivo la performance. Allora, direi che possiamo regalare l'ultima performance con il brano, quello più provocatorio forse, che è Sì. Porno Società. Provocante, provocatorio. Sì, Porno Società è così, in questa società dei consumi, oramai siamo noi, il consumatore è diventato il consumato, l'ho detto tante volte, me lo ripeto perché questo è il concetto, ma è proprio questo senso assurdo di dover comunque sempre vendere qualcosa senza contenuto dentro, sempre mettersi in mostra, questo esibizionismo malato. La porno società ironicamente vuol prenderci un po' in giro, ecco. Vuole dire, insomma, siamo un po' lessi da questo punto di vista. E mi sono molto divertito a scriverla. Il testo estrapolato dalla musica è molto spigoloso. La musica lo aiuta così a livellare un po' questa sua pesantezza di fondo ed evolutamente questa filastrocca jazz e blues che adesso vi faccio ascoltare, che così aiuta un po' a regalarci anche una risata, ecco, perché poi prendere le distanze da quello che da queste scorie un po' negative, secondo me lo si può fare con una bella e grassa risata dopo aver analizzato la questione. Te la faccio ascoltare. Perfezioniamo il nostro inglese, molto meno questo vivere. C'è chi vende a saldo il cuore, con la licenza però di uccidere. Chi ti fotte con diplomazia, e i mandanti son blindati nella sala regia. I tuoi sogni sono monete, da gettare nella fontana. Poi di notte qualcuno passa, al mattino tabula rasa. Google è il nuovo dio, a cui ti affidi, dove appaghi ogni desio. Ti senti vivo ma non abbastanza, vedi terra ma nessuno che avanza.
naufragati in questa porno società, sospettati di arrivismo e vanità. Tu come stai? Rispondi ok, ma non hai una bella cera però. A carteggiare poi l'umore ci pensa la reclame, con un corso di formazione sei influencer su Instagram. Intanto il potere balla dalla sua stanza, decide che tempo farà. Ti senti vivo ma non abbastanza, vedi terra ma nessuno che avanza. Naufragati in questa porno società, sospettati di arrivismo e vanità. Tu come stai? Rispondi ok, ma è una nuova ruga sul viso però. Porno, 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 porno società. Stai, rispondi ok, ma è una nuova ruga sul viso però. Opinionisti alla maniera, tuttologi da tastiera, sgrammaticati, affamati di fama e di follower, sagra dei moralisti, degli esperti improvvisati, di vuoti di contenuti. Naufragati in questa porno società, sospettati di arrivismo e vanità. Tu come stai? Rispondi ok, ma è tanto che non ti si vede in giro però. E voilà! Complimenti, davvero. Ecco, è così, questa era la... Beh, mi sono divertito anche così, a giocare un po' musicalmente. Tra l'altro, io adesso qui c'ho un pedale che mi emula una cassa, no? Di batteria. In realtà, quella che senti invece nella registrazione originale, l'ho campionata dando dei colpi al pianoforte con un circuito di microfoni particolare. Sono riuscito a campionare una cassa, che cassa non è, ma che funge da quella, e poi sono riuscito a incastrarla all'interno. Quindi mi sono anche divertito a utilizzare il pianoforte anche su altri brani come strumento percussivo, delle cose, dei rumori sub sotto che si sentono in alcuni pezzi, anche degli strusci molto lontani. Quindi mi sono anche molto divertito, ho fatto un po' così, il matto col pianoforte. Però anche quei suoni lì erano tutti provenienti da lui, cioè non da un altro pianoforte, però da lui intendo come pianoforte. Va bene, io non potrei far altro che ringraziarti e rinnovare insomma l'invito agli ascoltatori e ai lettori ad ascoltare il tuo album che uscirà appunto venerdì. Sì, che è questo, consiglio il vinile. Perché è un'opera d'arte, secondo me. Ringrazio Paolo De Francesco e Ray Tarantino per aver curato tutto l'immagine, il disco, il vinile bianco. Bellissimo. E abbiamo lavorato affinché il suono potesse essere al massimo e nella sua totalità proprio su questo supporto. Quindi, chi lo vorrà ascoltare se lo ascolterà dove vuole. Io consiglio il vinile. Sempre. Va bene, allora ti ringrazio davvero tantissimo. Grazie a te, grazie a te e a tutti i tuoi ascoltatori.